agì una nuova stanza, con i suoi arredi, destinata agli schiavi. È l'ultima sorpresa degli scavi in corso nella villa romana di Civita Giuliana. A circa 600 metri dalle mura dell'antica Pompei. Una situazione di precarietà e subordinazione documentata da reperti unici perché posizionati. Doverano quel giorno di fine ottobre del 79 d.C., quando il Vesuvio seppellì le città ai suoi piedi. Un'immagine di quasi 2000 anni fa, realizzata con la tecnica del calco, esistente solo a Pompei e dintorni. Materiali come mobili e tessuti, così come i corpi delle vittime dell'eruzione del 79 d.C., furono ricoperti dalla nube piroclastica, che divenne poi solida terra mentre la materia organica decomposta lasciò un vuoto nel terreno. Un'impronta che, riempita con intonaco, ha rivelato la sua forma originaria. La nuova stanza, denominata Stanza A, è diversa da quella già nota come Stanza C, ricostruita nel novembre 2021, nella quale sono state posizionate tre brande e che fungeva contemporaneamente da armadio. Quanto ora emerso suggerisce una precisa gerarchia all'interno della servitù. Mentre uno dei due letti rinvenuti in queste settimane è della stessa fattura di quelli della Stanza C, estremamente semplice e senza materasso. L'altro è di tipo più comodo e costoso, noto in bibliografia come letto a testata. Tracce di decorazioni rosse su due dei dorsi sono ancora visibili nella cinerite. Oltre ai due letti, nella stanza recentemente scavata sono presenti due piccoli armadi, anch'essi parzialmente conservati come calchi. Una serie di anfore e vasi in ceramica e vari utensili, tra cui una zappa in ferro. Nel frattempo, il microscavo di vasi anfore dalla stanza ci ha restituito tre roditori. Due topi in un'anfora e un topo in una brocca, posizionati sotto uno dei letti da cui sembra che l'animale stesse cercando di scappare quando morì nel flusso piroclastico dell'eruzione. La villa romana di Civita Giuliana. Pompei, dettagli che sottolineano ancora una volta le condizioni malsane in cui vivevano gli ultimi della società dell'epoca. Sappiamo che i proprietari si servirono vari privilegi, tra cui la possibilità di formare una famiglia, pur senza alcuna tutela giuridica, per legare più strettamente alcuni schiavi alla villa, anche allo scopo averli come alleati nella sorveglianza degli altri. Cosa emerge qui è la struttura sociale della servitù che doveva impedire fughe e forme di resistenza. Anche perché non vi sono tracce di grate, lucchetti e catene. Il controllo avveniva principalmente attraverso l'organizzazione interna della servitù. Non attraverso barriere e vincoli fisici, spiega il direttore del Parco Archeologico di Pompei. Gabriel Zuchtriegel, ci impegniamo a continuare ricerca la progettazione della fruizione di un luogo che, come nessun altro nel mondo antico, racconta vita quotidiana degli ultimi. Occasione della riapertura dell'Antiquarium Bosco Reale il prossimo autunno. Ci aspettiamo una sala per informare il pubblico sugli scavi in corso.